Potere è sempre pericoloso, attrae i peggiori e corrompe i migliori. Di chi è sta frase? Mai che ne so. Provate a indovinare voi, vi lascio qua le scelte. Nella storia precedente ho citato una frase di un personaggio molto famoso della serie Vikings. Qual è il tuo personaggio preferito? Ma che ne so io chi è? E il vostro qual è? Scrivetemelo. Ora vi invitiamo a fare swipe up. Fai swipe up, swipe Sì, facciamo i passi, up. facciamo. Fate swipe up. Facciamo Andate a i passi. vedere su Prime Video la stupenda serie di Vikings, vero? Coccodrilli, fate swipe. Andate a vedere la foto. Il miglior travestimento e chi commenta di più sotto il post lo premierò con un saluto mio e di nonno Faustino. Quindi però vi dovete impegnare. Fate swipe. Vediamo chi si meriterà, può darsi dei premi anche più di uno, quindi giù. Tanto stamattina, boh, mi sono trovato Un vichingo già travestito? con vichingo veramente. Io già sono Già è travestito. travestito da vichingo, lui è prontissimo. Fate swipe, Quindi dai. 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 Sono 2 ore che sto qui. È arrivato, con calma. Con calma. Bene signora? Ci sta a posto, eh? Niente, non bene, oh, non bene. Oh! Guardate dove ci siamo fermati, spiegaglielo tu fai. Poi si chiama Ponte delle Mattinate. Ok. No, il furgone, quello. Ci veniva sempre nonno Faustino, si fermava col camion qua. E ancora c'è la gente che prende Vedi? l'acqua. Buona l'acqua, vino è meglio però, mi sa, Se era vino era meglio, di la Se era verità. vino era meglio, però rinfresca Però pure. quanto è buona, dimmi la verità. È buona, fresca, E che c'è 300. gusto. Esatto. Pensavate che avevo lasciato da soli? Oggi invece stamattina guardate cosa è successo, intanto continuate a commentare la foto, l'ultimo post, perché i più fortunati riceveranno un video saluto mio e del nonno. Buongiorno! Buongiorno un cazzo! Ma perché? Perché degli affanculo! Oh, bello così! Cioè, sono le 8:45, che ci fai già sveglio? Eh? Che trappi sul culo che t'ho fregato stamattina! Come mai sei già sveglio? Ma sono già prima di Prima no, pensavo che ne eri sveglio a st'ora. te! Ah no? Che stai a fare che ti Oh, tremo? me va a buttare che olio questo! Armischio tutti gli oli, io veramente! No, no, mischio Te niente! ci svegli la mattina alle 8 per mischiare gli oli! Guarda che lavoro, guarda! Fermati! Guarda che lavoro, fa sentire il sottopelle. Fermati, Dio scalzo! No, no, scalzo un'altra volta. Ma lui anche tu si sveglia. Cos'è? Lo è scalzo, c'ha ragione. Non è una bestemmia. No. Pensa per il Papa. Sempre Il sempre. Papa c'ha le ore contate, Sì, ma ce ricordatelo. l'avrai tu, no lui. No, fammi Tu sta toccare. bene. Il Papa c'ha le ore Va contate. via! Se dimette. Va via, va via! Se dimette. Quindi o no? Oh no. Il morale di stamattina, to che mi sei venuto a svegliare, che mi sono svegliato da me. Quindi questa è una sfida. Eh? È una sfida. Beh. Va bene. Vedremo. Sono tanti giorni, eh. Tu non ti svegli sempre a st'ora. Sono tanti, tanti, tanti giorni. Attenzione. Attenzione, perché adesso mi si scatena anche la fantasia. A st'ora poi che è bello fresco. Mangia però, sennò ti si fredda la tartara. Scotta? Soffia, soffia forte. Soffia, soffia. Che dieta è questa? Che mi puoi cazzi miei. Oh, bravo. Chi ha preso la tangente? Eh? Chi ha preso la tangente? Guarda, chi l'ho presa, ma... Chi, no, 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 chi l'ha presa la tangente? Guarda, guarda come ride, guarda. Guarda come ride, guarda come ride, guarda come ride, guarda come Fermati, mannaggia il crocistrada! Che ti accorgi che uno invecchia, quando mangi, fai 3 km e ci troviamo qui. Hai Senza nemmeno un lettino, l'ho capito? visto, eh. Niente. Proprio Dopo per strada a stesia. 30 anni inizia la vita. Sì, ecco. Guarda come cazzo, siamo tutti. Io sono sbrigato per tornare perché io devo sempre essere aggiornato. Aggiornato. Come Adesso si è sono comportato comportato? malissimo. Ma come? E mi ha strappato tutti i calzoni, Oh mi ha no, ma sei strappato. sempre tu però. Perché ha fatto l'artiglio di Satana. No, ma... L'artiglio ha fatto l'artiglio di Satana. Eh? Quello quando prende che
ghernisce la preda, è un disastro. E allora ti ha strappato tutto. Tutto, ecco. Ma da partito partito di sata, no, partito, ma sempre così. Desata. Ma sti pantaloni come... Oh, Dio! No. Volevo capire una cosa. No, perché me ne vuoi? No, le minacce no, le minacce no. Non minaccia la gente. No, beh, per favore. Dì che c'è fa un'altra volta, può venire in pacco. Con l'artiglio di sale. Beh, ma... tu stavo a dire, se c'è fa si può via. Ascolta, vabbè, ma il cincillà posso guardarlo? A me me la rompi i coglioni. Fammi vedere il cincillà. Guarda che ho trovato. Attenzione, ritrovamenti. Attenzione. Che c'è? Questo è un medicinale, questo è un tocca sana. Mettilo sul questa culo. No. La diarrea è un tocca sana. Sua? Sì, per la diarrea, anche per le emorroidi. Sì, allora per te va bene. Si metta prono. Che l'hai fatto quattro volte si le metta prono. Si metta prono. Mettete prono. Mettete prono. Mettete prono. Ti curo la diarrea. Mettete prono. Prono. Ma ce l'avrai tu. Mettete prono, allora, dai, una volta prono ti fai, mettete prono. Ma qui è prono, qui. Mettete prono. Ma lascia qua di coglioni. Aspetta, c'è un ultimo messaggio. Che mi serve? No, assassino. Per nonno Faustino. Questa è una mattonata che gli ho regalato. Perché? Dai. È il mattone. Questo era murato a casa, beh. Sciocco di coglioni, si porta l'amico tuo e il pio. Ti ho lasciato un massaggio. È un messaggio in debricca. Allora non la vuoi la medicina per la diarrea? Niente. Sciocco di coglioni. Oh, vabbè, manco sta... Non si sta bene sulla panchina, Comodissimi. Comodissimo. L'unico teatro all'aperto. Vedi la gente gratuito e improvvisato. Improvvisato. L'unico in Italia. L'unico in Italia, l'unico. Vedi, passa la gente che... Passa che con le auto che cioè, non si sa dove vanno, già. Non si sa che fretta c'hanno. Invece noi niente. Qua. Noi già sappiamo quello che dobbiamo fare. Certo. Sto stronzo è come te, le i calzoni strappati. Vabbè, ma mo stronzo adesso mi sembra esagerato. Guarda, che vedi come colpisce il artiglio d'acciaio. Alzato la cresta al galletto, come fa? Il galletto ha alzato la cresta. Come fa? Come fa? Il galletto di Maria Fiora. No, tu galletto, siete il galletto. Da contadino. No, non ho sentito, che ha detto? Che ha detto? Che ha detto? Oh. Spieghilo l'italiano che capisce. Spieghilo. Armetta che hai detto? Senti, com'è? Armettila a moto? Guardate venditi. Ma non ho sentito, che hai detto? Allora adesso sì che ti riconosco. Sono appena tornato a casa. Guardate che roba. Nonna Maria, fatte a mano. Stasera proveremo il miracolo. Certo. Le faremo assaggiare una persona. Vediamo se ci riusciamo, Anzi, secondo voi a chi le farò assaggiare? È una persona che di cucina ci capisce tanto. Vediamo un po' se riusciremo in questa impresa mega gigantesca. Noi ce la mettiamo tutta come sempre. Stai dentro con la testa dentro il frigo, guarda che dentro lavoro. Dentro il cazzo, sto dentro il cazzo io. Stai con la testa dentro il frigo, ma te rendi conto? Ma non puoi cazzo mie. No, ma dentro il frigo. No, ma puoi cazzo mie, sei tu che non fai cazzo. Attenzione, momento catardico. E le metto dentro al cazzo. Oh, dove è questa smettila, Dio, caho! Allora, levati di coglioni! Caho! 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 Ma vuoi di là? È uguale! Camina, va di là! Fammi sentire una pochina! Mannaggia! Crist! Crist! Sull'Abarth 500 sono molto contento. La metti in prima marcia, sentissi come scalcia. Finito ora di
giocare a padel. Ho perso un'altra volta, ho perso un'altra volta. Ma non si molla, torno, ma allenerò e non mollo.